Adesso prepariamo un risotto, parlando di crescione. Il crescione è un'erba spontanea perenne, cresce tutto l'anno vicino, in prossimità o addirittura con le radici nell'acqua. Infatti si chiama crescione di fonte, crescione d'acqua, crescione di fontanile. In questo periodo le foglie sono molto morbide, come vedete ci sono, è il periodo migliore dell'anno, fa delle infiorescenze biancastre, leggermente piccanti, ha un sapore molto gradevole, e questo noi lo utilizziamo per preparare un pesto, questo, semplicemente sostituendolo al basilico, per cui viene fuori un pesto molto deciso, con una leggera nota piccante, e ci andremo a mantecare un risotto fatto con del burro di malga e del formaggio lodigiano. Risotto che prepareremo con un carnaroli tipico della provincia di Pavia. Il carnaroli è un riso che tutti quanti danno per scontato che si usi per fare risotti, ma in realtà ce n'è in giro veramente poco. La produzione di carnaroli è veramente bassa, perché è un riso che dà dei problemi nella coltivazione, perché anziché essere alto 90 cm è alto 1,70 m, ha le foglie larghe, per cui ogni volta che piove le foglie si piegano, vanno in acqua, rigermogliano. Insomma, il pregio di questo riso è che ha una percentuale di amido veramente alta, per cui questo vuol dire tenuta di cottura, profumi racchiusi dentro. E in special modo questo riso, la lavorazione di questo riso è fatta in maniera assolutamente naturale, con degli essiccatoi a gas, la coltivazione non si utilizzano i diserbanti, è coltivato con dell'acqua di fonte e soprattutto in un ambiente fantastico. Per la preparazione di questo riso abbiamo del brodo vegetale, il riso carnaroli, del burro, del formaggio che useremo dopo in mantecatura. Noi di solito tostiamo il riso solo con olio extravergine, non con il burro, per un semplice motivo: l'olio ti permette di arrivare a delle temperature maggiori di quelle del burro, quindi tostando il chicco per bene si racchiude all'interno, si evita che tutto quanto il chicco si spacchi e che tutto l'amido esca. Noi non utilizziamo cipolla, perché vogliamo sempre, come filosofia primaria, vogliamo esaltare il sapore di quello che ci mettiamo dentro, tantomeno vino bianco, che dona acidità al risotto, che in tanti risotti può essere gradevole, ma in tanti altri può essere coprente. Iniziamo subito a bagnarlo con del brodo di cottura. Bagno pure. E andiamo avanti così fino a termine cottura, 16-18 minuti. Intanto prepariamo il pesto di crescione, magari questo con l'infiorescenza lo lasciamo da parte, che lo utilizzeremo per decorare il piatto. Laviamo il crescione, lo mettiamo in un contenitore con un pochettino di olio, un pochettino di pinoli, io non metto aglio perché comunque copre i sapori, un pochettino di formaggio, e semplicemente lo frulliamo. Benissimo, il pesto è pronto. Il risultato che otteniamo è questo. E questo è l'anima del nostro risotto. Il risotto è praticamente pronto. Andremo a mantecarlo
crescione, un pochettino di formaggio, pochissimo burro e abbiamo stabilito che sta molto bene servirlo con delle uova di trota. Il riso, vi ricordo che deve essere sempre cremoso, non deve essere mai sgranato, deve sembrare una sorta di crema. E poi vabbè, a Milano siamo famosi quando diciamo che il risotto deve essere all'onda, cioè quando sbatti la padella e fai per saltarlo deve formare una sorta di onda, perché deve essere cremoso, così come sta facendo Roberto. Prego Roberto. Questo io credo che sia uno dei piatti più in vena nella nostra tradizione. Lo finiamo di decorare con il nostro crescione in fiore. Questo è il piatto che comunque noi abitualmente serviamo al ristorante.